Diventano la sede prestigiosa di una presentazione importante, abbiamo scelto la capitale per parlare del vino della pace. Intanto allora cerchiamo di inquadrare l'argomento di oggi che mi sembra un elemento molto importante e fondamentale perché si parla anche più in generale di fratellanza. Beh, abbiamo visto anche leggendo le lettere, che parlando della, dei cento anni della, della fine della, guerra, della prima guerra mondiale. Praticamente eh, il vino è una componente che la ritroviamo in maniera quasi costante. Il mondo agricolo in generale, per le sue produzioni, dove si va a vedere eh, se c'erano, se non c'erano, se mancavano, come erano state portate, era un po un, un, l'abbiamo trovato in quasi tutte queste, queste lettere. E Io credo che eh, tuttora il vino rimane un concetto di questo tipo, perché... È visto tendenzialmente proprio con, con qualcosa di sociale, qualcosa dove ci si trova, si beve il bicchiere assieme ci si condivide. Oggi si lavora anche su un concetto proprio di qualità assoluta, dove tante volte si cerca anche di capire di come è fatto, da che territorio arriva, c'è tutta una serie di altre sfaccettature. Ma certamente il vino, questo concetto di pace ce l'ha nel suo intrinseco. Cento anni da un conflitto mondiale che ha segnato profondamente tante genti e tanto territorio, però proprio eh, gli antenati eh, di quelle genti allora scrivevano ai loro cari eh, e chiedevano, perché molti dei soldati erano di per sé agricoltori, e scrivevano alle famiglie come stava andando eh, diciamo, la vita del vino in quel momento, delle loro viti e anche del vino. No. Ecco, quindi questo legame era forte sicuramente, ma eh, posso dire per arrivare se vogliamo al eh, 2018 che è tuttora così, perché quando noi arriviamo a molto spesso a quella che chiamiamo festa del ringraziamento, che è l'11 di novembre, essenzialmente è il momento in cui si tirano le righe e, e ti rimane questo fatto di come è stata l'annata, di come ci si è mossi. E devo dire un, un, una cosa, che eh, noi in Friuli che eravamo, siamo una regione con le sue difficoltà, eh, sia territoriali per il concetto della guerra, ma essendo nelle zone più povere d'Italia, anche su una di queste lettere che c'era una signora che diceva che purtroppo ha perso il suo prodotto, eh, eh, devo dire noi con la nostra struttura del consorzio delle doc, eh, oggi abbiamo le strutture più alte. Diciamo di importanza d'Italia proprio per, per il mantenimento del territorio ma anche per portare a casa delle uve molto sane. Il 2018 è stato un anno come se ci avesse premiato i 100 anni, è stata una delle più belle annate in assoluto della produzione del frutta Venezia Giulia, e dove la piovosità e il sole si è talmente così emissiato nella maniera giusta che siamo riusciti a portare a, portare a casa delle uve sanissime con, con un numero di trattamenti in assoluto fra i più bassi d'Italia. Ecco, qui eh, davanti a noi ci sono delle bottiglie arricchite di un collarino un po' particolare. Ecco, quindi noi mentre andiamo a dettagliare eh, questo elemento, lei, Presidente, ci spieghi esattamente di che cosa si tratta. Ma vuole rappresentare un concetto eh, di dire che la guerra possibilmente non ci deve essere mai più. Abbiamo messo questa parola mai più in varie eh, lingue del mondo da mettere sopra le bottiglie del 2018, praticamente eh, proprio per questo concetto di pace di, di, che il vino deve trasmettere, mh, sia, sia proprio quando stai nel territorio, perché noi che abbiamo un territorio oggi eh, in forte crescita turistica, eh, abbiamo messo in piedi strada del vino, abbiamo fatto tutta una serie di lavori negli ultimi anni, ma un grande investimento da parte delle aziende vitivinicole nell'accoglienza, quasi tutte le aziende vitivinicole cominciano ad avere dell'accoglienza abbastanza eh, di alti, potremmo definirla dello stesso livello della qualità dei vini del Friuli cioè si sono costruiti eh, un sacco di agriturismi con tanti posti letto ma tutti di alta qualità e, e questo mette vicino il concetto del vino che uno arriva, si beve il bicchiere di vino assapora i prodotti che abbiamo portato oggi qui dal San Daniele al montaggio e quant'altro è un sistema di pace, di serenità che si, tra, che si trasmette all'interno all diciamo de, 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 della persona umana quindi, quando parliamo di vendemmia della pace, proprio lo diciamo per chi ci segue, che cosa intendiamo di fatto? Ma eh, intendiamo proprio eh, il concetto di creare un, eh, un prodotto che rispetti l'ambiente, che dia eh, a chi poi lo va diciamo, a usare assaggiandoli insieme agli amici e quant'altro che dia la serenità che è mancata a chi purtroppo ha passato questi, queste, queste brutte proprio esattamente l'opposto che dia il risultato opposto di serenità, di star bene in un territorio per cui venire in Friuli oggi significa arrivare in un posto eh, molto curato eh, con tantissime sfaccettature pensate solo alla posizione dove ci troviamo da un fianco abbiamo la Slovenia, l'Austria Abbiamo delle città eh, importantissime, Abbiamo, eh, siamo fra i più alti con rapporto siti dell'UNESCO in Italia, eh, con città come Cividale, Palmanova, Aquileia, ma l'Only Planet ci ha messo fra i migliori quattro posti del mondo da visitare col sottotitolo andate nelle aziende vitivinicole, il che vuol dire territorio, vuol dire, vuol dire colline, ma anche pianure eh, gestite in una maniera secondo me eccezionale, dove c'è la produzione del vino tendenzialmente c'è cioè una grande cura dell'ambiente, perché c'è attenzione, c'è questa voglia di far qualità, questa voglia di... di qualcuno oggi ha parlato di potature, no? anche come si pota la vite, cioè uno guarda un vigneto potato bene e dice qui c'è gente che gli vuole bene all'ambiente, cioè tutto questo concetto si sta sviluppando e noi siamo in crescita esponenziale sul mondo turistico e io credo che turismo vuol dire tendenzialmente portare fuori l'immagine di un territorio, cioè trasmetterla proprio chi viene sul posto, beve, vede come lavoriamo, l'attenzione che abbiamo per l'ambiente e domani quando torna a casa ha il piacere di prendersi anche una bottiglia di quel vino. Ottimo Presidente, un'ultima domanda, proprio perché lei me l'ha chiamata e ha parlato di eh, forte valenza di portare il proprio territorio fuori e non a caso il Consorzio con queste bottiglie parteciperà ad alcuni importantissimi eventi durante eh, l'arco del 2019. Ne ricordiamo qualcuno, lo possiamo ricordare anche solo un paio? Ma noi abbiamo in piedi una serie di, di eventi, allora, chiaramente i più importanti sono eh, Dusseldorf il Provain, poi Celvin Italia a Verona, ma ci saranno anche tutta un'altra serie di eventi in giro per il mondo a partire dal Nord Europa. E in questi giorni qualche consorzio dei nostri è, è negli Stati Uniti. Siamo appena tornati dalla Cina. Eh, per cui trasversalmente, eh, secondo me, eh, stiamo cercando di diffondere quello che è l'immagine di, un, di una piccolissima zona di produzione che rappresenta poco più del 2% della produzione italiana, però di una qualità molto alta. Grazie.